Ciao a tutti gli amici di Android Blog, siamo oggi con Smart Band di Sony, una band, una fascia wearable che Sony ci propone in abbinamento a Xperia Z2. Questo wearable, come vedete, è molto semplice, questa fascia da braccio, da polso, ha soltanto un bottone qui sul laterale e non si vede, ma è, diciamo, touch anche la superficie superiore. Brevemente vi voglio far vedere le applicazioni connesse, diciamo, a questa fascia da braccio. Si chiama Smart Band l'applicazione di configurazione e presenta una serie di menu molto interessanti che vanno comunque visti poi sicuramente nel dettaglio in una possibile recensione. È possibile configurare un night mode automatico che imposta praticamente la Smart Band in sleeping, praticamente come se voi stesse dormendo, proprio perché la funzione principale è quella di controllare la vostra, di tenere traccia della vostra giornata. Poi ci sono delle altre opzioni come out of range alert, quindi vi segnala nel momento in cui siete disconnessi dal Bluetooth del telefono. Incoming call e messaging permette una se abilitato, fa vibrare la band per segnalarvi l'arrivo di una chiamata o di un messaggio. Poi ci sono le applicazioni configurabili, le vediamo dopo a cosa servono, ma qui da questo menu è possibile configurare per esempio il media player o la smart camera, e infine ci sono i consigli per un uso corretto della smart band. Vediamo subito che abbiamo connesso qui sulla sinistra uno speaker Bluetooth al telefono. Impostiamo tramite la pressione di questo bottone che fa accendere questi LED, è un tap sulla band, parte l'application mode, quindi questo wearable adesso controlla le Bluetooth, lo speaker Bluetooth, scusate, connesso al telefono. Con un tap è possibile far partire l'esecuzione di un brano. Ecco qua quindi che è partito il brano in playlist. Un tap ci permette di fare pausa. Ecco qua che si ritorna in day mode perché comunque si era disconnesso. Riandiamo in application mode e stoppiamo la canzone con un tap. Doppio tap per skippare. Ve lo faccio vedere meglio tramite l'applicazione Walkman. Un tap per fare pausa. Un tap per riprendere. Doppio tap per skippare e triplo tap per tornare indietro. Ed ecco come funziona il wearable. Infine la Smart Band, se reimpostata su day mode, vi consente di visionare il log della vostra giornata tramite l'applicazione Life Log. Life Log vi fa tornare indietro durante le varie ore della vostra giornata e possiamo vedere come questi contatori in basso tengano traccia di tutte quelle che sono le principali attività: steps, chilocalorie consumate, ore di camminata, ore di corsa, ore di sonno, eccetera eccetera. Ce ne sono veramente tante, non abbiamo in questo momento il tempo di farvele vedere tutte. Secondo me è uno tra gli smart band, tra le smart band più interessanti, perché è veramente semplice, vi permette di controllare delle applicazioni preconfigurate e comunque nel design che possiamo vedere, nella semplicità del suo design, è abbastanza elegante. Grazie a tutti, ciao agli amici di Android Blog.